Questa bella signora giapponese che canta San Tommaso d'Aquino in una chiesa di Roma è famosa in tutto il mondo, ma non come soprano, bensì per le avventure di un personaggio cartoon creato da lei e che veniva annunciato in Italia da tutt'altra musica. Ryoko Ikeda nel 72 lanciò in Giappone attraverso un manga, il fumetto nipponico, Lady Oscar, europeissima figura di giovanezza che sotto mentite spoglie di guardia reale faceva l'eroina ai tempi della presa della Bastiglia a Parigi. Ma lei sa che in Italia è stata invidiata da molti professori i cui studenti hanno imparato la rivoluzione francese sul suo cartoon anziché sui manuali? Sì, la stessa cosa è successa anche in Giappone. Gli studenti di storia che seguivano Lady Oscar sul tema rivoluzione francese avevano i voti più alti. Beh, grazie. All'interrogazione citavano addirittura il conte Fersen, amato da Oscar, la contessa di Polignac, Madame du Barry, insomma l'intera corte di Versailles, diventata familiare. Tanti seguaci di questa impavida femminuccia travestita da maschietto, che a 38 anni dalla nascita ancora ha i suoi fan, come si vede al Romix, rassegna in corso a Roma. Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Qui la Ikeda è una star, sale in cattedra, di certo le lezioni di storia moderna all'università non sono così affollate. Per lei ora Lady Oscar appartiene al passato. Grazie a quel successo si è costruita una agognata carriera da cantante lirica. Amo Puccini, racconta, e mi dicono che la mia voce è adatta soprattutto per Bellini. Peccato che i due non abbiano scritto nulla di adatto per Lady Oscar. Il sogno di Ryoko Ikeda sarebbe stato perfetto.